Ciao a tutti, volevo mostrarvi com'è la situazione qui in Russia per quanto riguarda il virus. Non so se riuscirete a vedere perché sono in una zona adesso in cui non c'è molta gente, però cerco di camminare piano in modo che qualcuno compaia. Dovreste vedere che molte persone più non portano la mascherina, magari ce l'hanno con sé perché comunque l'obbligo della mascherina è rimasto per quanto riguarda i locali chiusi, quindi quando si entra in un negozio in teoria bisognerebbe avere la mascherina, quando sei alla cassa al momento di pagare assolutamente devi avere la mascherina. Però in pratica nell'ultimo mese ho notato che anche questi obblighi si sono rilassati parecchio, nel senso che si può entrare, mentre una volta, un mese fa, un mese e mezzo fa, quando entravi in un negozio subito c'era la guardia che ti ricordava di metterti la mascherina, adesso ti guardano, non dicono niente. E alla cassa alcune cassiere ti dicono di mettere la mascherina, altre non dicono niente. Spero che si senta qualcosa perché c'è un vento terribile. E quindi, benché nella pratica, anzi nella teoria, le regole non siano cambiate, in pratica sono ben poche le occasioni in cui è davvero in cui la gente ti ricorda di metterti la mascherina. Io la mettevo sempre fino a un mesetto fa circa, poi ho smesso di metterla quando ho guardato un'intervista al direttore del centro Gamaleya, il laboratorio in cui è stato sviluppato il vaccino Sputnik. In questa intervista lui diceva, si parlava degli anticorpi sviluppati a seguito della vaccinazione. In questa intervista lui diceva che si è vaccinato 8 mesi fa, che gli anticorpi lui ce li ha ancora, e giustificava questo fatto dicendo: però io la mascherina non la metto mai. Diceva sì, la metto quando è obbligatorio, quando mi dicono di metterla la metto, però cerco di metterla un po' male, magari quel naso resti fuori, così da ricontagiarmi di continuo, ecco, da tenere il sistema immunitario un po' sotto esercizio, in modo che gli anticorpi non spariscano. Siccome che io mi sono ammalato a novembre, faccio, come si dice, buon uso di questo consiglio. E così, non so, spero siete riusciti a vedere un po' di gente attorno a me. E come vedete, insomma, la situazione è abbastanza rilassata. Anche negli autobus, in teoria la mascherina è obbligatoria. Vediamo se riesco a mostrarvi il tramvai. Il tram. Insomma, mi sono proprio russificato. Ma non credo a questa distanza si riescano a vedere le persone che sono dentro, se hanno la mascherina o no. Così, la situazione qui è abbastanza normale, i contagi è da dicembre che sono in discesa, il numero di contagi. Ultimamente la discesa si è un po' rallentata, è quasi piatta praticamente. C'è chi parla di una terza ondata in arrivo, ma in pratica al momento non c'è nessun segnale, ecco, che debba indurci alla preoccupazione. Questo è quanto. Un saluto da San Pietroburgo.